Io diciamo che sono espressione del Movimento Nazionale per la Sovranità che oggi ha deciso di concorrere e di sostenere Matteo Salvini Premier. Ovviamente ringrazio qui il rappresentante della Lega, Forgiuele, con il quale ci troviamo in grande sintonia, ma devo dire che io sono forse scettica in una fase iniziale, ma oggi sono convintissima di confluire in questo partito perché mi ritrovo in tante idee concrete di Salvini, mi ritrovo nel suo pragmatismo e sono convinta che domani sarà in grado di mettere a reddito tutte quelle che sono oggi le sue idee progettuali. So che ci sono tantissime risorse fresche, come quella che avete appena sentito, ma anche delle grandissime competenze. Penso alla Bongiorno che da poco ha fatto l'ingresso nella Lega, che sarà capace di portare avanti i temi della giustizia, i temi della sicurezza, che sono temi importantissimi oggi sul territorio, ma anche i temi sulla fiscalità o sui problemi che oggi l'immigrazione comporta, non perché qui siamo razzisti come non lo è nemmeno Salvini, ma perché sono una immigrazione sfrenata, non va bene per nessuno, né a tutela dell'immigrato che oggi magari viene qui e trattato come quasi fosse un animale, né a tutela dei nostri territori. Quindi io spero domani di poter riuscire in questa battaglia che non è facile, soprattutto anche perché il nostro territorio è giusto che abbia un rappresentante locale e con lo scempio fatto dalle altre liste che oggi hanno dato spazio a candidati non del territorio. Io con il supporto del voto anche, devo dire, di opinione che Salvini registra sul territorio e con il nostro impegno speriamo di poter arrivare all'obiettivo.